Riviera e Banca Umana sono ultime in classifica insieme a Orzi Nuovi con 2 punti conquistati nelle prime 5 giornate. Chiusi si è sbloccata proprio nell'ultimo turno, incamerando i primi 2 punti con 100 dopo 4 KO consecutivi. Apre con una tripla Jerkovic 0-3. Replica grande anche egli dall'arco, 3 pari. Di Marks il primo sorpasso di Rimini sul 6-5. Saranno proprio l'americano e Jerkovic i grandi protagonisti del primo parziale, nel quale prima l'Umana trova proprio con il serbo il suo massimo vantaggio della partita sul +4, 8-12. Poi Riviera Banca prova il primo allungo, +6 dopo la tripla di Masciadri che vale il 21-15. Il quarto si chiude sul 21-19 dopo i canestri di Ciapelli e di Jerkovic, già in doppia cifra come Marx. Anche nella prima parte della seconda frazione le due squadre restano vicine nel punteggio, con il solito Marx che con 4 punti di fila dà il là all'allungo dei padroni di casa, 32-28. Ben coadiuvato da Simioni, che schiaccia dopo una rubata di grande, e Anumba a segno sul suono di 24 secondi per il 36-28. L'ultimo canestro del parziale è frutto di un'iniziativa nel traffico di Tilgman, 36-30 all'intervallo lungo. Rimini ritrova il +8 dopo la tripla del miglior Simioni di questo avvio di stagione, 41-33. E va sul +9 dopo la conclusione pesante di Tomassini, 44-35. Tilgman e Ceron riportano a chiusa a -2, 44-42. Il finale di frazione è però tutto di Riviera Banca, a segno con Marx, Anumba dal perimetro e Scarponi sul suono della sirena, 52-42 al 30°. Ancora Scarponi fa trovare RBR il +12, 56-44. Marx il +13, 61-48. Prima di rubare palla e cercare Johnson per un tentativo di giocata spettacolare che finisce con il fallo subito dal lungo americano, costretto a lasciare il campo, non rientrerà più. La tripla dall'angolo di grande vale il +15, 65-50, con 5-29 da giocare. Tilgman non si arrende, parziale di 7-0, tutto griffato dal numero 0 e tabellone che segna 65-57. La tripla di Dell'Osto vale il -5, 67-62. Ma il gioco da 4 punti di grande scrive di fatto la parola fine al match, 71-62. C'è ancora tempo per 2 liberi di Marx, che chiude a quota 24. 2 liberi di Tilgman, che si prende la palma di top scorer issandosi a 25. Una rubata con contropiede schiacciata di Simioni, che scrive 14, e la tripla di Tomassini, che fissa il punteggio sul 78-64. RBR sale a 4 in classifica, chiusi resta 2, e mercoledì al Flaminio arriva 100. Bentrovati alla nostra serata basket, andiamo subito a presentare i nostri ospiti, iniziamo dal giornalista Davide Timpani. Buonasera Davide. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ospiti. Il capitano di Riviera Banca Basket Rimini, Stefano Masciadri, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Un piacere averti rivisto finalmente in campo. Anche mio. Buonasera al nostro opinionista Maurizio Benatti. Buonasera. E buonasera al nostro, io dico nostro, giornalista anche del Resto del Carlino, nonché allenatore Lorena Zannoni. Buonasera, buonasera Roberto a tutti. Parto dal capitano, non potrebbe essere altrimenti, per commentare questa partita. Rimini che ha vinto tutti e 4 i tempini, una prestazione abbastanza convincente. Certo, insomma, in alcuni momenti, in alcuni sprazzi, non è stata sempre una bellissima pallacanestro, però comunque i segnali di crescita mi sembra che si vedano e se non ho già visti nelle settimane precedenti. Sì, allora, siamo ancora in una fase di alti e bassi, però l'intensità della partita è stata assolutamente alta per tutti e 4 i tempi, quello che volevamo portare a casa questa partita, perché per noi era molto importante anche per dare una sorta di continuità al lavoro che finalmente sta venendo fuori, e volevamo dare un segnale anche al campionato. Credo che ci siano stati delle buonissime azioni, credo che abbiamo preso una quantità di buoni tiri anche sbagliati, però comunque cose che fino a pre-Verona non erano così scontati per via di vari infortuni e tante altre cose, quindi sono molto contento di essere tornato a dare una mano ai miei compagni sul campo,
Adesso però la testa è già mercoledì, perché il campionato ci impone di pensare già alla prossima, mantenendo comunque un filo conduttore delle ultime prestazioni. Come stai? Siamo in recupero. Ancora non proprio al 100%. Però. Non al 100%, però già essere in campo è bello, è allenante allo stesso tempo. E per me anche questi turni infrasettimanali sono un modo per ritrovare un po' il ritmo gara. Però io ho cercato di dare una mano sulle cose che potevo fare, nel senso, sapevo di non avere tanti minuti a disposizione di autonomia proprio, e quindi nei pochi minuti che sono riuscito a stare in campo ho provato a dar tutto, a essere utile alla squadra e a prendermi i miei tiri. E ovviamente la preoccupazione, diciamo, della giornata di ieri è stata l'uscita dal campo di Justin Johnson. Oggi l'americano si è sottoposto nel tardo pomeriggio a risonanza magnetica presso il Medical Center di Misano Adriatico, con ovviamente il dottor Eraldo Berardi, e poi ci sarà appunto l'approfondimento anche con la consulenza dell'ortopedico Marco Fravisini, che già comunque l'ha visto appena praticamente c'è stato questo incidente, questo infortunio di gioco che l'ha costretto a lasciare il campo. Qual è, Stefano, la sensazione? Possiamo essere ottimisti? Chiaramente poi ci saranno i referti medici che ci diranno l'entità dell'infortunio, però le sensazioni così da giocatore nell'aver visto oggi Johnson? Ma oggi Justin l'abbiamo visto relativamente tranquillo, non ha avvertito ulteriori dolori. Quindi ha detto che il ginocchio non si era gonfiato più di quello che era ieri sera, quindi mi sembrava abbastanza positivo. Poi gli esami strumentali, certo, ci diranno di più. Certo, sicuramente. E Maurizio, Rimini, questa partita dove l'ha vinta? Un dato, diciamo, anche abbastanza interessante, al di là poi anche dell'assenza dell'avversario, perché insomma va detto anche questo, nei due quarti centrali Rimini ha concesso 11 e 12 punti agli avversari per quanto riguarda la difesa. Beh, Rimini l'ha vinta perché come struttura era superiore, senza nulla togliere a Chiusi. Abbiamo avuto delle conferme da parte di alcuni giocatori che sono in via di miglioramento partita dopo partita, una chimica di squadra sicuramente migliore rispetto alle prime partite, e soprattutto nei primi due quarti abbiamo potuto apprezzare e vedere un grande Marx coadiuvato da Simeoni, che sta riconfermando la prestazione dell'altra settimana, quindi anche lui si sta un po' rincuorando, sta mandando via le scimmie dalla schiena, tira un po' più convinto. E poi le conferme, Grande sta tirando abbastanza bene, gestisce bene la squadra, Anumba non c'è più niente da scoprire, perché sicuramente è il fattore in questo momento, il fattore più positivo secondo me nel gruppo. La partita è sempre stata sotto controllo, quindi devo dire, Chiusi ha vissuto sulle iniziative di Tilkman, e mi sembra un po' pochino per impensierire una squadra come la nostra. Ecco, a proposito di Anumba, un messaggio che è appena arrivato: grandissimo Anumba, grande spirito e grande combattente. In effetti, come non dar ragione a questo nostro amico da casa. Loriano, quali sono stati i lati più positivi della prestazione di Rimini? Il fatto che singolarmente ci sono state delle rinascite, giusto per prendere il nome di questa società, perché non è scontato vincere con protagonisti diversi. Johnson, al di là dell'infortunio finale, ha vissuto una serata normale, non negativa, però credo abbia preso nuovi rimbalzi, non stratosferico oltre immaginabile come le precedenti. È andato molto bene Max, è andato molto bene Simeoni.
è questo saper cavalcare protagonisti diversi che deve essere, secondo me, il cavallo di battaglia dell'anno di RBR, perché ognuno a turno può essere protagonista di una singola partita. C'è tanta gente, tanti giocatori che possono fare 15-20 punti. E lo hanno dimostrato, li ha fatti Johnson, li può fare Grande, li può fare Marx, li possono fare in tanti. Lo stesso Simeone, che in precampionato era tra i 15 e i 20 sempre. E dunque il fatto di saper trovare protagonisti diversi è il fattore numero uno. Poi è chiaro che c'è da migliorare sempre e c'è sempre da considerare che Chiusi non è, non era né Verona né Forlì, e come non lo sarà, come non lo sarà Cento, pur se Cento ha perso con Chiusi. Però bisogna guardare al lato positivo, e di certo questa non è la squadra di tre partite fa. I miglioramenti sono, sono evidenti, anche se non credo siamo ancora neanche vicini al top. Ecco, tra l'altro abbiamo citato diversi giocatori, io aggiungo anche la prestazione di Grande, Davide, perché nei finali, no, non è stata la prima volta, però i suoi punti sono davvero importanti, perché ha segnato la tripla del più 15, del massimo vantaggio, e poi quel gioco da 4 punti che poi ha mandato di fatto il match, insomma, ha scritto la parola fine al match. Sì, ha scacciato un po' la paura, perché Chiusi era tornato sotto, se non erro, di 5, e quel gioco da 4 punti, bomba più fallo, insomma, ha fatto respirare un Flaminio che aveva un po' trattenuto il respiro, perché fino a quel momento, insomma, nessuno si poteva immaginare che Chiusi sarebbe potuta rientrare. E Grande sicuramente sta trovando nelle ultime partite più fiducia, riesce a prendersi più responsabilità, sta trovando sicuramente anche più il canestro. È normale che la sua crescita, mi viene da dire, sta andando di pari passo con quella della squadra. È normale che parliamo di una squadra che ha cambiato tanto, ci voleva probabilmente qualche giornata perché certi meccanismi entrassero un po', incominciassero a girare un po' in un certo modo, e non è un caso, insomma, che anche Grande stia salendo di tono, ecco. Ecco, invece, Stefano, prendo gli spunti un po' da quello anche che abbiamo detto, Anumba, questa Anumba che, insomma, ha questa doppia dimensione, no? Può giocare 3-4 ed è un giocatore che dà davvero tanta energia quando entra in campo, quando è in campo si vede, insomma, secondo me si vede lo si sente anche per voi che siete lì con lui. Simon è una dinamo, potrebbe correre e saltare per 40 minuti in fila che non sente la fatica. Poi vengono i crampi spogliatoi, però in campo è uno che dà tutto, e questo a noi dà tanto, perché ci dà quell'energia che magari ti cambia la partita, ti mette il ritmo tutti. E poi questa doppia dimensione non ce l'hanno tutti i giocatori, anche perché fisicamente lo vedete tutti com'è. Adesso ha preso anche più fiducia sul tiro, ha preso fiducia a spalle canestro, può cambiare veramente le partite, come ci può cambiare le partite Alessandro Simeone. Io l'ho detto, adesso togliti quel King Kong che avevi sulle spalle, lascialo lì in spogliatoio, che tu sei il giocatore di ieri sera, e quindi sono contento per lui, perché l'ha sofferta tanto, anche perché in settimana ci dà anche lui, quindi poi arrivare la domenica e non riuscire a stare alle aspettative è frustrante, per lui lo era, e credo che questa partita e anche quella di Forlì per lui sia stata un po' una chiave di volta, quindi sono contento per lui, come sono contento per Scarpo, che ha fatto secondo me ieri una buona partita, ha messo un paio di canestri per noi veramente importanti, di fiducia, con la faccia tosta che lo contraddistingue. Per Simeone era un problema di fiducia o di adattamento? Che... Secondo me è più di adattamento, perché comunque lui veniva dall'anno scorso con un problema alla spalla dove non aveva giocato, quindi trovarsi in una squadra titolare subito a dovere fare cose di un certo livello con delle richieste, ci è voluto un po' per assimilarle,
però adesso secondo me sta venendo fuori il vero Simeoni che tutti ci aspettiamo. 14 punti più 9 rimbalzi, Davide. No, permettimi, tra l'altro mi ricollego al discorso di Simeoni, perché c'è stato un episodio a fine partita. Spesso mi soffermo un po' a guardare le reazioni dalla panchina, i volti dei giocatori, e proprio nei secondi finali la curva gli ha tributato un applauso e Simeoni era con le mani congiunte, quasi emozionato per l'affetto ricevuto. Probabilmente anche lui, insomma, aveva subito un po' nelle prime giornate un po' le critiche, il malcontento generale che era un po', era stato generato sui social. Quindi secondo me si è tolto un po' un peso dalle spalle. Speriamo, insomma, che sia l'inizio di una stagione, insomma, sempre più in crescendo. Ce l'auguriamo, perché è anche un ragazzo molto simpatico, tra l'altro, anche quando ho avuto modo di intervistarlo proprio il giorno della presentazione, anche se era arrivato da un po' di tempo, insomma, è sempre sorridente, cordialissimo, quindi insomma è un ragazzo che ci piace, quindi siamo contenti che finalmente possa sprigionare il suo reale potenziale, che insomma è quello. Abbiamo visto anche quella rubata finale con la schiacciata. È quello. Lui è quello. Bello, molto 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 bene. Ecco, tra l'altro, invece, Maurizio, abbiamo visto, secondo me, la miglior prova, ma credo anche secondo coach Ferrari, insomma, prova riminese di Marx, perché fino a questo momento era stato anche tanto criticato l'americano, perché comunque aveva sempre giocato un po' a sprazzi, e invece devo dire che la partita di ieri, soprattutto nei primi due quarti, ma direi nel complesso in tutti i 40 minuti, è stata la più continua, la più... E con più presenza sia da una parte che dall'altra del campo, perché si parlava anche di atteggiamento non difensivo, invece ha avuto, mi è sembrato, quello giusto. Sì, è vero, e devo anche dire che io ho avuto molte discussioni con tanti tifosi riguardo a Marsch, che lo volevano già dalle prime partite tagliare. Io ho sempre asserito che lui è un buonissimo giocatore, giocatore con un tiro pulito, che si sa creare delle situazioni, che bene o male, se secondo la parte che lo voleva tagliare, lui aveva una media di 15 punti a partita, cioè, voglio dire, mi sembra per un giocatore in difficoltà siano già numeri importanti. Ieri sicuramente ha avuto il grande impatto nei due quarti, di segnare la metà dei punti della squadra, di fare dei buoni passaggi, di buttarsi su dei palloni che magari in precedenza non si era visto, e soprattutto sembrava un corpo unico con la squadra, cosa che magari all'inizio non sembrasse. Però, cioè, devo dire, conoscendo il soggetto e quello che ha fatto negli anni nei campionati, sicuramente sarebbe venuto fuori, e credo che a questo punto la gente dovrebbe cominciare a pensare in modo diverso su un giocatore di tale impatto e di tale importanza per questa squadra. Loriano, è stato chiaro, è stato evidente, insomma, e come non mai nelle precedenti uscite, è chiaro che adesso non è che lo scopriamo oggi Marx, cioè nel senso che era già in Italia, già giocava ed era un giocatore, tant'è che insomma anche la settimana scorsa è arrivato un messaggio, no, dalla sua ex città dicendo: no, ma se non lo volete ce lo prendiamo noi, no? Volentieri. Però adesso io penso che abbiamo visto proprio il reale potenziale che ha questo giocatore, che è un giocatore di classe, un giocatore insomma che può anche giocare al servizio della squadra, e forse quella è stata la differenza rispetto magari a quella media di 15 punti precedenti, no? Al di là poi del fatto che questa volta ne abbia segnati di più, 24, però più l'atteggiamento nei confronti del resto della squadra, tra l'altro anche nella scena, nel momento in cui si è fatto male anche Johnson, è il giocatore che si è avvicinato e che è andato a dire qualcosa quando proprio veniva portato a braccio fuori dal campo prima della ripresa del gioco, gli è andato a dire qualcosa, quindi questo vuol dire che quello spirito di squadra che magari gli si poteva chiedere c'è, insomma, in realtà c'è, magari non riusciva ad esprimerlo fisicamente, ma c'era. Ma sicuramente, non scordiamoci che questo è un giocatore che ha sfiorato i 19 punti di media l'anno scorso, 18 e 8, e
è che bene o male sono quelli i punti che farà, punto percentuale in più o in meno, fatti 24, ne può far 15, ma non è quella la questione, sono d'accordo. Secondo me non sarà un problema tecnico. Ho visto un particolare anch'io, un primo 5 alla prima fila della curva in un momento non di gioco, ed è quello, io credo, che assieme a prestazioni sicuramente non brillanti all'inizio, perché magari non era da tagliare, ma non è che le abbia giocate tutte bene bene, questo va detto. Poi qua abbiamo, certo, tagliato Eubanks, quindi che ne faceva più di 30 partita, quindi si può aspettare di tutto, ma non avevo dubbi che lui rispondesse bene. Critiche ci stavano, moderate, senza andare nell'eccessivo, ieri molto bene, ma è proprio, come dicevi bene tu Roberto, l'essere parte integrante della squadra, lo sbattersi, distribuire nel secondo tempo, magari non avrà finito con lo stesso numero di assist di Grande o Tassinari, però ha distribuito, fossero entrati un altro paio di tiri, anche lui sarebbe stato su quelle quote, e quindi bene, sa cosa deve fare, il momento in cui lo deve fare, ed è questo quel tipo di giocatore, quello che magari non lo vedi troppo, però il suo lo fa, quando fa bene. Poi se gioca una brutta partita, diciamo che ha giocato una brutta partita. Ieri ottima partita, io credo che il pubblico di Rimini debba imparare a capire il suo modo di giocare, il suo modo di essere. Poi le valutazioni sono singole, le sensazioni sono singole, ma è questo tipo di giocatore qui. Se poi lui magari si apre un po' di più, però non possiamo cambiare le persone, onestamente. Allora, leggo questo messaggio che è appena arrivato. Mi sembra eclatante la mancanza di un lungo per dare il cambio adeguato a Justin, che arriva sempre stremato a fine gara, forza Rimini. Manca un altro lungo? È quello. No, il problema è che c'è. Beh, è chiaro che adesso dobbiamo tenere conto, insomma, che adesso Stefano Masciadri fortunatamente è rientrato e quindi sì. Ci sarà un lungo in più. Però manca un altro lungo. Il suo infortunio è stato importante, nel senso, certo, in negativo. Nel senso che il decimo giocatore di questa squadra, che è Abba, in questo momento non è ritenuto, e noi assolutamente ci fidiamo del giudizio del coach, ci mancherebbe, di giocare minuti in campo, e quindi la rotazione è di Masciadri, Simioni e Johnson, con Anumba che può giocare da 4. Se poi Anumba deve giocare solo da 4 e non sfruttare le sue capacità anche da 3, allora qualche problema ci può essere. Poi mettiamoci l'infortunio di Masciadri, e allora i problemi aumentano, perché Abba in questo momento non può giocare, abbiamo capito, non c'è nessun problema. E allora siamo un po' corti in quel senso. Poi c'è anche Mascio, con la rotazione di Numba i problemi diminuiscono, però appena appena c'è qualche punto dolente in quel settore, effettivamente i problemi ci sono. In effetti anche quest'altro amico ci scrive: non crede che la squadra abbia bisogno comunque di un lungo che possa dare il cambio a Justin, visto che Masciadri è un esterno e Abba è ancora acerbo per la Serie A, magari cercando un 5 in Serie B? Adesso diciamo che Masciadri non è proprio un esterno, insomma, tra le due è più interno, cioè più interno, insomma, diciamo, no, nel senso un 4 che apre il campo. Ecco, un 4, ecco, diciamo, un 4 è, forse sì, però un 5, forse un 5 di ricambio manca, proprio per quello che dicevamo, perché Abba forse è un po' acerbo e ancora si deve fare. Abba sta venendo fuori, adesso arriverà anche. Verrà fuori, lo aspettiamo? Arriverà anche il suo momento, perché sai che Mattia, quando non fa mai le cose a caso, e quindi quando sarà il momento di Abba sarà presente e sarà pronto. Comunque lo vedi, diciamo, in crescita, pronto per questo campionato? Così. Sì, ovvio che l'esperienza è al suo sfavore, certo, al suo sfavore, quindi su alcune cose ogni giorno gliele devi stare lì a martellarlo, però già da inizio anno adesso dei passi avanti li ha fatti, cioè riesce a tenere contatti, riesce a capire certe situazioni di gioco, quindi Mattia sta solo aspettando il momento giusto per metterlo in campo con fiducia, perché un attimo poi bruciarsi in un campionato del genere. Sì, forse il mio infortunio è stato un po' in un momento sfortunato, perché è stato il primo infrasettimanale, quindi con la fortitudo dopo 3 minuti ho dovuto alzare bandiera bianca, poi ho saltato Orzinuovi, Verona,
e Forlì non ha aiutato, comunque le rotazioni erano quelle, quindi Justin e Simio avevano il collo un po' tirato, quindi adesso col fatto che sono rientrato e aggiungerò sempre più minuti nelle gambe, vedremo che comunque ne gioveranno un po' tutti. Certo, certo. Ma non è Davide che si è rimasto anche un po' nella mente di tanti tifosi, insomma, Ogbeide, la figura di Ogbeide, che cioè, era un 5 diverso che chiaramente non c'è in questo organico di RBR, perché insomma, quello era un 5 dominante che ti faceva magari quasi tutta la partita, no? Se falli permettendo, con grande fisicità. Chiaramente adesso Simeone ha caratteristiche ben diverse. Sì, perché, sì, totalmente diverse. Sono d'accordo con Loriano quando dice che comunque il pubblico deve incominciare a capire i nuovi giocatori, le loro caratteristiche. Sicuramente non c'è la fisicità sotto canestro che aveva Derek. Se lui ne prendeva 10 o 15 rimbalzi, adesso devono essere per forza distribuiti su più giocatori. È normale che, come dicevamo poco fa, sicuramente in questo processo anche di crescita l'infortunio di Stefano non ha aiutato sicuramente la squadra, però adesso insomma rientrato lui sono convinto che il coach riuscirà a trovare la giusta quadra anche da quel punto di vista, insomma, nel ruolo. E allora andiamo a sentire proprio che cosa ha detto coach Mattia Ferrari a caldo, quindi nel dopogara di ieri. Avevo detto più riprese che per noi l'unica cosa che contava oggi era vincere, e l'abbiamo fatto, penso anche con pieno merito, vincendo tutti e quattro i quarti, per cui non resta che fare un plauso alla squadra e portare a casa due punti molto importanti. A tratti abbiamo anche giocato bene, difensivamente siamo sempre stati presenti e alla lunga abbiamo spento la resistenza di Chiusi. Se c'è un piccolo rammarico è stata quella di non avere ancora la capacità di chiudere le partite quando bisogna farlo. Questo per adesso è una cosa che non sappiamo fare, però intanto vincere era la cosa importante, l'abbiamo fatto. Johnson, mi è stato detto dallo staff medico che era meglio non rimetterlo in campo. Lui avrebbe anche voluto rientrare, però mi è stato detto se possiamo evitare non rimettiamolo in campo. Questo so, tutto il resto verrà comunicato penso alla società nelle prossime ore, ma io di più non so in questo momento. È logico che un po' di preoccupazione c'è, perché per noi è un giocatore molto importante, giochiamo tra due giorni. Avevo detto a più riprese in settimana che Simeone mi sembrava in netta crescita, lo dimostrava anche che anche a Forlì aveva fatto perlomeno una buona partita per i primi tre quarti, oggi ha giocato una partita molto importante, spero che sia solo l'inizio e che lui si sia in questo modo sbloccato. Marx ha giocato, a mio dire, per presenza mentale la miglior partita da quando è qua a Rimini, aveva fatto più canestro forse con la Fortitudo o giù di lì, però voglio dire oggi ha giocato una partita con pochissime sbavature ed è stato molto bravo anche a muovere la palla, è stato presente in difesa, ha dato una mano a rimbalzo dal punto di vista fisico, è stato il giocatore che pensavamo di aver messo sotto contratto e questo è il Marx che avevamo conosciuto e che ci piaceva aver preso e sono molto contento perché è anche un ragazzo bravo, una persona seria, per cui quando un giocatore ha difficoltà senza avere delle colpe di nolontà è sempre brutto, per cui sono molto contento per lui. Come sono, Stefano, questi due americani fuori dal campo? Non è bravi ragazzi, adesso ho già segnalato qua la famiglia, quindi più fuori dal campo adesso è preoccupato a fare anche il papà, ha qua degli amici, Derek anche qua adesso ha suo padre, quindi sono dei bravi ragazzi. Io Derek lo conosco perché ci ho giocato già insieme a Ravenna ed è totalmente un'altra persona rispetto a quella che ho conosciuto a Ravenna, era più giovane, era uno dei primi anni che era in Europa, quindi sai, era un po' più per il divertimento e meno per la tra virgolette serietà. Adesso già dall'anno scorso a centro l'ho visto molto cambiato, molto più maturo, sa cosa vuole, sa che è qua per un motivo e credo che adesso dalla partita di ieri abbia capito di cosa noi abbiamo bisogno da lui. Justin è una persona d'oro, compagno eccezionale, sempre lì a darti una buona parola, sempre a parlare con tutti,
quindi sono due ottimi americani come lo erano Jazz e Derek l'anno scorso. Ecco, prima difatti dicevo di Ogbeide, no? Chiaramente per quanto riguarda il lungo, perché chiaramente hanno caratteristiche diverse. Invece è più semplice fare magari un paragone tra i due esterni, no? Tra Johnson, ovviamente Jazz Johnson, Marks, che e forse Marks paga anche un po' il carattere diverso rispetto a Johnson, che era anche un giocatore che amava anche giocare anche un po' con il pubblico, no? Nel senso che era molto, molto interattivo anche con il pubblico. Sì, a Jazz piaceva molto interagire con tutto il mondo al di fuori, con tutto il palazzetto, quindi era... Tutto il mondo RD. Esatto, era anche molto più facile per i tifosi entrare in connessione con lui. Sì. Derek ha questo carattere che può sembrare introverso da fuori, in alcuni casi lo è, ma appena si apre, l'abbiamo visto un po' domenica, è un trascinatore. Anche in settimana io ho detto: Derek, in questo momento secondo me ti manca un po' di parola, perché noi comunque in campo siamo molto vocali, e notavo da fuori questa cosa che non parlava molto. Quindi io ho detto: Derek, prova a coinvolgerti con la parola, quindi urla, chiama una difesa, fai qualcosa, magari è un modo anche tuo per sentirti più coinvolto, quindi entrare in ritmo prima. E da quando ha fatto questa cosa, secondo me ha un po' cambiato anche il suo modo di interagire con noi e poi con il pubblico. Vederlo in mezzo ai tifosi durante la partita dare il 5, a me fa piacere, perché comunque conoscendo Derek so che anche lui stava soffrendo un po' questo inizio ballerino, e quindi son contento per lui che si sia sbloccato a livello anche emotivo. Ecco Maurizio, queste sono le parole proprio da capitano vero, no? Che dai consigli anche ai compagni di squadra, anche americani e con esperienza, insomma come lui, però è giusto, perché poi un maggiore coinvolgimento anche dei tifosi porta anche in effetti una maggiore simbiosi anche, no? tra il giocatore e la piazza. Beh, certamente, il capitano non è la figura che debba solo fare i discorsi alle cene o cose varie. che anche lì, di solito io mando il giovane. Ah, è una figura importante, una figura che quando viene eletto come rappresentante della squadra c'è una responsabilità. Si presume che sia quello che abbia più esperienza e sappia coinvolgere i compagni. Chiaramente quando si tratta di americani è un po' più particolare, perché hanno una cultura diversa, hanno un modo diverso di agire e di fare, però sono sicuro che con le parole che ha saputo dire a Justin l'ha rincuorato, l'ha messo nella situazione di potersi esprimere con tutti quanti, che si vede anche in campo quando segna, che prende, si esalta, che va verso il pubblico, che prende gli incitamenti, quindi questo è già un fattore importante di aggregazione. Se poi mi permetti vorrei spendere una parola per questo effetto Flaminio, perché cioè, voglio dire, domenica dopo domenica assistiamo a un coinvolgimento generale da parte di tutti i tifosi che sicuramente non era anni che non si vedeva, e vorrei spendere una parola per un ragazzo in particolare che è Simone Campanati, che credo che sia uno degli artefici con il suo lavoro sui social, col suo servizio intorno al campo, lo vedi da tutte le parti, si è messo anche a fare il cameriere, a distribuire pasticcini ai bambini, coinvolgere tante persone, quindi credo che vada un grosso applauso a lui per il lavoro che sta facendo e un grosso applauso a tutti i tifosi riminesi che si stanno stringendo intorno alla squadra. Eh sì, ci uniamo anche a noi, insomma, l'applauso per il lavoro di Simone Campanati e di tutto lo staff, comunicazione e marketing di RBR. Abbiamo proprio l'ultimo minuto, mercoledì arriva 100, altra gara al Flaminio.
meno male. Continuiamo l'effetto Flamini. No, è una partita tosta perché loro vengono da un momento non brillantissimo, quindi verranno qui con qualsiasi arma possibile per volerci battere, anche perché loro l'anno scorso qui da noi hanno perso, quindi secondo me se la ricordano bene, però noi abbiamo Tomasini e Marx dalla nostra parte, quindi speriamo di portare a casa lo stesso risultato. Oggi abbiamo fatto un bel allenamento, domani ci sarà un altro allenamento e poi pronti per un'altra battaglia e vogliamo portarla a casa. Speriamo anche con Johnson in campo, insomma, questo è l'augurio che ci facciamo. Grazie a Davide Timpani. Grazie Roberto. Grazie a mille. Stefano Masciadri. Grazie a voi, alla prossima. A Maurizio Benatti. Grazie, buonasera. E a Loriano Zannoni. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Grazie a tutti voi per aver seguito Calcio.Basket, che vi dà appuntamento a lunedì prossimo, sempre a partire dalle 19.35, con le variazioni dovute alla partita del Rimini di lunedì sera, quindi con la serata basket alle 21.20 e poi dalle invece 22.45 fino alle 23.30 il commento a SPAL Rimini. Buona serata.